Ragazze, oggi mi ero messa per fare il menu plan perché ancora non l'avevo fatto. In queste settimane sono stata un po' impegnata, quindi l'ho fatto mentalmente, però non mi trovo bene a farlo mentalmente. Quindi oggi mi sono messa di buona lena e di solito lo faccio per all'incirca 2 settimane. Una e una, due. Questa è già iniziato a scrivere. Io di solito lo scrivo a matita in modo tale che posso cambiare o modificare o spostare, non avere sempre cancella, cancella, cancella. Prendo la gomma, lo cancello. Allora, come faccio il menu plan? Lo facevo in due modi diversi. Allora, un primo modo era quello di stillare il menu e andare a fare la spesa in base al menu che avevo stillato. Ultimamente mi sto trovando molto meglio al contrario, vedo che risparmio un po' di più facendo prima la spesa e poi il menu plan. La mia spesa si basa sulle offerte che io trovo, quello che trovo di carne in offerta, di pesce in offerta, un pesce difficile che io trovo in qualche offerta e cose di questo tipo. Una volta che ho preso le cose in offerta me lo faccio già mentalmente, una sera potrei fare questo, una sera potrei fare quello, una sera potrei fare quell'altro e quindi le prendo. Stamattina ad esempio al Basco c'era la carne tritata in offerta, le mie bambine piacciono moltissimo le polpette fatte col limone e quindi ho comprato la carne per fare le polpette. Ho comprato la carne per 2 volte in modo tale che per 2 volte io so di avere le polpette. Molto spesso faccio due menù e poi li riciclo, nel senso che faccio il primo menù, faccio il menù della seconda settimana e poi ricomincio la prima e la seconda in modo tale da non doverlo fare per tutto il mese, perché tanto alla fine le cose che mangiamo sono sempre le stesse. Scusate, c'ho l'asciugatrice accesa. Quindi io adesso mi sono scritta che stasera facciamo le polpette col purè. Poi ho un cavolo che ho raccolto nell'orto settimana scorsa, qualche giorno fa. E quindi mi faccio il cavolo bollito con le patate e vedrò qualcosa che piaccia un po' di più alle bambine da aggiungere, una frittata, un piatto di pasta. Ora vediamo. Per giovedì mi sono segnata da fare un risotto. Molto spesso noi mangiamo o riso o la pasta, proprio perché essendo in quattro con un unico stipendio non è che possiamo mangiare poi carne tutte le sere, non è che riusciamo a mangiare verdure tutte le sere, anche se a me piacerebbe molto mangiare verdura tutte le sere, cioè il mio massimo è il cavolo, le patate, un pezzetto di formaggio, io sono felice di mangiare così, però nella mia famiglia non sono così, tra virgolette, vegetariani come lo sono io. Io la carne la mangio, però preferisco, se devo scegliere una bistecca al cavolo e le patate, scelgo il cavolo e le patate senza pensarci neanche 2 volte. E alla fine del video poi magari vi metto le foto del menu plan. Quindi io adesso cosa vado a fare? Ho scritto più o meno quello che mi ricordavo. Di solito scrivo anche i pranzi in modo tale che so che cosa mangiano le mie figlie e so che cosa mangio io, perché non mangiamo allo stesso orario, quindi spesso non mangiamo la stessa cosa. Magari io mi mangio una minestra e a loro faccio un piatto di pasta a mezzogiorno. Quindi adesso io cosa vado a fare? Non ricordo tutto quello che ho nel freezer perché qualcosa l'ho comprato la settimana scorsa, per cui adesso io vado ad aprire il mio freezer, vedo che cosa c'è all'interno e lo scrivo in un biglietto. Foglio e penna e vi porto un po' nel mio freezer. Ragazzi, il mio freezer è davvero bello pieno. Ho fatto la spesa in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Quando compro la carne, se riesco, trovo le offerte, compro, come vi ho detto, da utilizzarla più volte, come nel caso della tritata.
qualche cosa mi era avanzato del mese scorso, come della salsiccia e dell'arrosto, quindi saranno tra le prime cose che io andrò a utilizzare. Quindi adesso come faccio? Qua ho la lista delle cose che ho nel freezer e vado ad aggiustare le cose del menù. Ad esempio, io qua venerdì mattina alle 11:40 ho una visita, quindi so già che arriverò a casa tardi, per cui per pranzo mi devo fare qualcosa di veloce. In questo caso ho delle cotolette, quelle tipo spinacine, ne ho per due pranzi alle bambine, quindi per loro metto spinacine con le patate, crocchette, e per me mi farò una minestra o un bel piatto di pasta, dal momento che comunque devo essere digiuno dalla sera prima, quindi magari faccio un bel pranzo, per cui più che una minestra potrei fare una bella pasta asciutta per tre, oppure no, la pasta me la metto la sera e quindi a mezzogiorno mi faccio la minestra più un pezzetto di formaggio. Il resto ho già praticamente fatto tutto. Mercoledì a pranzo le mie figlie mettono la pasta, io faccio spesso la pasta anche per loro se non la faccio a cena, perché intanto non hanno problemi di linea, quindi con un sugo leggero come magari un sugo di pomodoro. A questo punto mi manca il giovedì. Noi di solito al venerdì a pranzo mangiamo il minestrone, ma l'ho fatto stamattina, quindi niente. Per cui mi metterò per venerdì prossimo, mi metto la minestra, e punti fermi sono la domenica sera o la pizza o la pasta. Vedo quello che ho voglia di fare. Ad esempio, questa domenica faccio sicuramente la pasta, per cui direi che la prossima domenica, salvo imprevisti, farò una bella pizza. Sabato sera prossima potrei mettermi l'arrosto con le patate, così è già pronto, quindi se la sera mangiamo la carne, a mezzogiorno facciamo una bella pasta asciutta. Quando metto solo pasta, poi aggiungo magari del contorno, di solito è dell'insalata o dei pomodori. Allora, io qua ad esempio ho scritto lo spezzatino qua, e qua ho messo lo spezzatino con le patate per sabato sera, quindi vado a cancellare. Poi l'arrosto l'ho inserito per il sabato successivo, quindi vado a cancellarmi il mio arrosto, in modo tale che so sempre cosa mi rimane. Qua giovedì ho messo i sofficini, quindi tolgo i sofficini. C'ho anche una pasta pronta, quindi mercoledì potrei fare i ravioli surgelati, e mi cancello i ravioli surgelati. Le seppie le ho messe domenica e le tolgo. Quindi mi è rimasto una tritata, un petto di pollo, degli hamburger di tacchino, quindi giovedì alle bambine faccio gli hamburger di tacchino con le patate, quelle tipo patate fritte a bastoncino, al forno. Quindi l'hamburger lo tolgo, cotolette di pollo per due, una volta l'ho già inserita e quindi metto per uno. La lonza l'ho utilizzata, mi è rimasto del minestrone per due volte, quindi mi durerà per tutto il tempo, per cui mi è rimasto della verdura e del contorno. Quindi io ho degli champignon, dei carciofi, dei spinaci e delle patate duchessa, quindi io potrei fare
Dunque, il cavolfiore al forno con la besciamella e le uova che me le porta mia mamma delle sue galline domenica, quindi perfetto, quindi abbiamo anche le uova sane, quindi mi è rimasto il cavolfiore, non ce l'ho più, ho dei fusi di pollo, quindi qua mettiamo latte, se ho fatto il secondo, qua metto il primo, pasta, potremmo fare qua pasta al pesto, e qua pasta con salsa di noci. Questo per quanto riguarda il freezer. In dispensa invece ho un sugo di salsiccia e un ragù di questi qua che ho fatto io. Quindi qua potrai mettere giovedì sera potrei mettere una bella polenta con la salsiccia. E i formaggi un po' e un po', per cui io vado a eliminarmi anche la mia salsiccia, quindi mi è rimasto una salsa di noci, pesto le ho finito, mi è rimasto del petto di pollo, degli spinaci, delle patate duchessa e ancora una tritata. Nel mio menu plan in alto inserisco anche le cose che devo fare in modo da regolarmi una volta che stilo il menu. Ad esempio, come ho detto prima, so che venerdì ho un esame medico alle 11:40 e quindi prima dell'una non sarò a casa, per cui per mezzogiorno mi lascio qualcosa di veloce, proprio veloce da fare. In questo caso ho messo le spinacine e le crocchette di patate, che cuocio tutto nel forno a microonde. Il mio forno a microonde ha la funzione crisp, è un Whirlpool, e vengono perfette nel giro di 3 minuti. Io ho sia le patate che le spinacine pronte, quindi faccio prestissimo. Anche dovessi arrivare a casa insieme a loro, faccio prestissimo. La minestra me la preparo già la sera prima. E quindi direi che con questo ho finito. Mi avanzano due pranzi da fare, ma non ho idea di cosa fare, quindi ci penserò ancora. Ah, c'ho ancora delle spinacine. Qua metto spinacine. Anzi, no, dovrei avere dei burger di prosciutto in frigo, quindi qua mi metto i burger di prosciutto. E l'insalata e pomodori. Lunedì io mi mangio la minestra e alle bambine faccio la pasta, visto che non la faccio per cena. Ok, il mio menu plan per 2 settimane è pronto. Mi è avanzata ancora 2 o 3 cose, quindi io adesso poi stamperò un altro foglio e inizierò a inserire le cose che mi sono avanzate nella terza settimana. Dopodiché riciclerò uno di questi due qua, già belli che pronti. Vedo quello che riesco a trovare fra 2 o 3 settimane in offerta. E così via per vari giorni della settimana. Ho davvero tante cose in frigo, quindi molto probabilmente queste che io faccio per queste 2 settimane non mi copriranno tutto il mese, quindi dovrò aggiungere una terza settimana, se non anche una quarta, con la rimanenza delle cose che ho. Ad esempio, io ho messo una pasta asciutta, nel freezer ho due contenitori di salsa di noci, quindi per 2 volte, e un contenitore di pesto. Quindi io so che ho già praticamente 3 primi pronti. Questi 3 primi pronti li tengo per quando ho delle urgenze o come quando questo venerdì magari mi capita la visita medica proprio a mezzogiorno e mezza. E la volta scorsa avevo preparato del ragù e ho fatto 3 vasetti piccolini e 3 contenitori piccolini. Queste sono porzioni da 2 persone. Se vogliamo mangiarla tutti e quattro,
ho il barattolo grosso, ma volendo si possono usare tutte e due le confezioni. Diversamente, questi li ho preparati apposta per avere i pranzi da dare alle mie figlie. Per esempio, loro mangiano la pasta asciutta, io stappo un vasetto. Oppure uso quello che ho nel freezer a seconda di se mi ricordo di scongelarlo la sera prima, scongelo il sugo la sera prima, se no prendo il vasetto che ho preparato. Questo perché molto spesso succede che a mezzogiorno sì, faccio un piatto di pasta, ma come la faccio? La facciamo al burro perché non c'ho niente e così via. Quindi mi sono organizzata facendo dei barattolini più piccoli. Ora ve li faccio vedere. Eccoli qua. Questi sono quelli da 350 grammi, credo, sono quelli della Bormioli delle 4 stagioni. Sono quelli che tengono meglio, che vanno meglio in sottovuoto. Di solito il tappo lo uso due volte e poi lo butto via. C'è la possibilità in questi barattoli qua di poter comprare solo il tappo, proprio perché la terza volta molto spesso il barattolo poi si apre, per cui il tappo lo puoi tenere se fai delle cose sott'olio, ma se ti serve da sterilizzare e farlo andare sottovuoto 3-4 volte è difficile che il tappo regga, per cui onde evitare di buttare via tutto il lavoro, la cottura e il tempo che c'è stato impiegato per farlo, cambio i tappi, semplicemente preferisco cambiare tappi, sono tappi in alluminio, si buttano tranquillamente, noi qua a Genova abbiamo contenitori per plastica e alluminio, stesso contenitore, li butto lì e vengono poi tranquillamente riciclati. Questo è il modo in cui mi organizzo io con i pasti. Ho notato che facendo così riesco a risparmiare qualche cosina, non tantissimo, comunque riesco a risparmiare qualche cosina. Di norma in 4, in un mese all'incirca spendo sui 450-500 euro per i pasti per tutto il mese. Io meno di così davvero non riesco assolutissimamente. E aggiungo che Genova è tra le città più care d'Italia per la spesa. E quindi sicuramente in altre regioni si spende molto meno. Ad esempio, una mia amica nel Veneto lei spende meno perché costa proprio meno le cose, per cui bisogna vedere anche la regione dove abitate. E altri metodi per riuscire a risparmiare un po' sulla spesa, io sinceramente non ne ho trovate. Sono sempre alla ricerca di sistemi per risparmiare. Questo del menu plan è un buon sistema. E facendolo così, comprando prima le cose in offerta, facendo magari scorta per il mese, riesco a risparmiare ancora qualche cosina. Fossero anche quei 20-30 euro al mese, perché regalarli a loro ce li godiamo noi una volta che abbiamo voglia. Ciao ragazze, grazie per avermi tenuto compagnia nello stillare questo menù.